circa la documentazione che... Ma... Non hai risposto alla mia, scusa. Ah, adesso c'è anche... Il signore diceva se le Brigate Rosse erano di destra. Per me sono sempre state nere, è giusto chiamare le Brigate Nere, sono sempre state nere. E poi avevano preso contatti col Partito del Lavoro dell'Albania e il Partito del Lavoro dell'Albania gli aveva detto che erano dei fascisti, che non volevano nessun rapporto con loro. Questo si risulta anche lei, professore. A me non risulta che le Brigate Rosse abbiano avuto contatti, almeno nella documentazione che ho avuto possibilità di esaminare con l'Albania, questo elemento a me non risulta. E quello di definire Brigate Rosse sempre nere, no, è un discorso ben diverso. Occorre contestualizzare. È vero che alla fine le Brigate Rosse realizzano, nel caso Moro specifico, un progetto che era stato della destra. Durante la crisi del 1964, nel famoso momento del rumor di Sciabola di cui parla Nenni in un famoso articolo dell'Avanti, in quel momento di crisi politica, era stato progettato il rapimento di Moro, il sequestro di Moro, e avrebbe dovuto fare una brutta fine facendo apparire che sarebbe stato comunque ucciso da elementi di sinistra. Ecco, questo è un dato di fatto. E quindi quello che poi realizzeranno le Brigate Rosse non ha niente di inventivo, proprio anche nelle località. Io ricordo un articolo di Pingitore, che era un uno scrittore di destra, che scrisse un articolo: ma è sicura la vita del nostro presidente? E faceva un esame dei tragitti che da lui erano compiuti e diceva dove le posizioni dove poteva essere oggetto di attentato, e fra le strade dove questo poteva avvenire il vincitore segnalava proprio via Fani. Se non sbaglio è un articolo del 1966, quindi anche la scelta di via Fani non ha poi di originale granché, perché già era stata pensata, era nel pensiero degli uomini di destra, ecco, questo voglio dire. Poi il signore chiedeva se il fatto di guarda anche le tratte, mi sembra. Se avevano mai confessato il motivo reale del rapimento, del sequestro e dell'uccisione, cioè se quello che sappiamo noi, per evitare il compromesso storico, l'accesso delle sinistre al governo, è stato confessato dai colpevoli, o se vi risulta che quei verbali sono stati sottratti, manipolati, ci sono lacune, gap, eccetera, come nella parte invece investigativa riguardante il tempo, il modo, l'opportunità dell'assassinio vero e proprio e del sequestro. No, non mi risulta che le carte siano state manipolate, mi risulta che sono state sequestrate nel caso di via Montenegoso. A proposito, il patto di omertà si ripete a via Montenegoso, perché le Brigate Rosse, quando dalla chiesa arriva via Montenevoso e si impossessa, parlo del 1° ottobre 1978, e i reparti trovano quella cartella con gli scritti di Moro, e una parte viene censurata, cioè lì c'era tutto,
almeno stando a quello che a me ha detto la Mantovani, che era adibita a leggere, a lavorare su quelle carte, la Mantovani mi disse che si parlava anche del caso Kappler. Kappler viene nominato soltanto, il nome di Kappler verrà fuori soltanto nel 1990, quando si scoprono i manoscritti. Non c'era nel dattilo scritto, ma lei mi disse che nel dattilo scritto si parlava anche di Kappler, così pure di altri aspetti che riguardava quella parte che fu sottratta. Allora lì c'era un'occasione da parte dei brigatisti, siamo nel 78, sono arrestati Azzolini, Bonisoli, da Mantovani, ma Moretti è libero, Gallinari è ancora libero, cioè solo Moretti ha la possibilità di pubblicare una parte di quello che hanno imboscato. L'ha detto con me, io sono andato a parlare con Moretti e Moretti mi ha detto che gli interrogatori corrispondevano a quello che aveva pubblicato l'Espresso e la Repubblica, e meno una parte che è stata imboscata dai servizi segreti, testuali parole di Moretti. Ebbene, quindi lui era consapevole che una parte era stata imboscata, era stata censurata. Perché? Per svergognare coloro i quali pubblicavano che quello era il memoriale autentico, non hanno pubblicato quattro righe di quelle che erano state omesse, non hanno pubblicato una pagina, bastava scegliere una pagina dedicata ad Andreotti, non dico la pagina di Ilario, perché loro non volevano assolutamente, hanno osservato rigorosamente il segreto di Stato, si sono comportati come gli uomini dei servizi segreti che hanno fatto la censura su quegli scritti. Quindi avevano firmato il patto di omertà, il patto di silenzio. Questa è la dimostrazione che il patto esisteva. Esisteva e come? Ecco, io poi dopo non posso fare, come posso dire, supposizioni, ipotesi ulteriori, se mi mancano le documentazioni, ma quando sono di fronte a quei documenti e a quel comportamento mi sento autorizzato di dire hanno avuto quel comportamento perché erano collegati ad un patto fatto con i servizi segreti. Perché era... Mi ricordo il generale Viviani, durante un dibattito che ebbi al testimone organizzato dal giornalista Ferrara, ma se un'affermazione drastica, se i servizi segreti hanno censurato una parte di quegli scritti di Moro, se quegli scritti di Moro riguardavano un segreto di Stato, gli uomini dei servizi segreti non hanno fatto altro che fare il loro dovere, lo dovevano fare e se l'hanno fatto meritano il mio rispetto. Lui parlava da generale, ex capo del controspionaggio del nostro servizio segreto militare, quindi avranno convinto Piceni che in definitiva si proponeva tre obiettivi: recuperare le carte, indurre le Brigate Rosse ad uccidere Moro.